Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi farò vedere come cucino le fajitas messicane con pollo e gamberetti. Gli ingredienti che occorrono sono 500 g di pollo, 3 carote, 2 pomodori, poi serve la salsa messicana piccante, il mais e le tortillas per fare appunto le fajitas. Io ho messo anche i gamberetti, ho usato quelli surgelati. Inizio con pulire e lavare le verdure. Taglio i pomodori e li metto in una ciotola senza condirli. Poi taglio il pollo. In questo caso io ho le fettine sottili di petto di pollo e le taglio a cubetti piccolini. Le metto poi in una ciotola dove andrò a condirle. Aggiungo dell'olio, un cucchiaino di sale e mescolo bene per far staccare bene i pezzettini di pollo. Accendo la piastra induzione, poi aspetto che la pentola sia calda e quando è calda, senza aggiungere nessun altro condimento, verso il mio pollo. Giro finché si cuoce bene, sempre cercando di staccare tutti i pezzettini. Io quando faccio la carne, per insaporire, metto un po' di dado granulare di carne. Aggiungo poi un goccio di vino bianco. Quando il pollo è quasi cotto, aggiungo i gamberetti che ho fatto nel frattempo scongelare. Qui tolgo una parte di pollo prima di aggiungere la salsa piccante perché mia figlia grande non mangia il piccante. Ecco, aggiungo poi la salsa messicana e mescolo bene e chiudo con il coperchio una volta finito. Nel frattempo che il pollo si cuoce, taglio le carote a julienne. Ecco qua, vediamo gli ingredienti pronti per poter comporre le nostre fajitas. Vi mostro come le compongo io. Metto la maionese, la spalmo. E poi aggiungo il pollo, le carote, i pomodori e il mais. Per chiuderla si chiudono prima i lati e dopo la parte sotto. Buon appetito! Grazie per aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un like. Ciao!